diciamo che la partita l'abbiamo fatta noi. L'abbiamo anche giocata, secondo me, abbastanza bene. Fino agli ultimi 30 metri, come sempre. Poi purtroppo questi ultimi 30 metri ci mancano, dobbiamo migliorarli, perché sappiamo che fin lì ci arriviamo sempre piuttosto bene con il gioco, attraverso il gioco. C'era buona scorrevolezza di gioco, buon possesso palla, e poi però gli ultimi 30 metri qualcosa ci manca. E anche oggi è andata così. Secondo me non meritavamo assolutamente di perdere. Mi dispiace molto, perché so la gente di qui, i tifosi, quanto ci tenevano, e la cosa che mi dispiace di più è proprio quella, insomma. Ma sai, se tu guardi l'età nostra, della squadra nostra, è molto giovane. Noi abbiamo due vecchi e 9 giovanissimi. I nostri giovani sono dei 95, 96, 94. Questa loro è una squadra più esperta, una squadra più scaltra, una squadra più furba. Però sotto l'aspetto del gioco io non cambio loro con noi, sicuramente. Io dico che noi abbiamo fatto una buona partita, ci è mancato solo il risultato. Capisco benissimo che dopo una sconfitta è facile dire non meritavamo e qui e là, però io sono dell'idea che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Le occasioni migliori sono state le nostre, perché il primo tempo quel batti e ribatti davanti alla porta 2 volte, se la buttiamo dentro la partita forse cambia molto molto rapidamente. Ci è mancato il gol, purtroppo adesso siamo qui a dire che non meritavamo. Gol, come sempre accade, c'è sempre un errore quando si prendono dei gol. C'è stato un primo errore su una respinta fuori dall'area, invece che buttarla lateralmente l'abbiamo respinta fuori area. Loro hanno allargato il gioco a sinistra, questo ha preso palla, l'ha ributtata nel mezzo, e poi insomma, se quello è un gol, però l'importante è che vada dentro, insomma, la palla è entrata, che dobbiamo fare? Abbiamo preso un gol bruttissimo, un gol, se avessero fatto un gran bel gol saremmo qui a dire vabbè, pazienza. Non lo so, guarda, non, in questo momento non so dirti, poi la rivedremo con attenzione, diamo un pochino. L'impressione che forse era troppo sulla linea di porta al portiere. Forse se avesse provato a prenderla un metro più avanti dalla linea di porta, magari la mette fuori. Invece era troppo sulla linea di porta lui, che è finito dentro con la palla. Però sono cose che capitano, succede.